Benvenuti, benvenuti alla puntata di oggi di Stampa e Vangelo, una puntata che riprenderà i temi che già abbiamo affrontato nella puntata di ieri intorno ai misteri della strage di Las Vegas. Misteri che oggi vengono, diciamo così, evidenziati ancora di più sulle pagine dei giornali e dove viene evidenziata ancora di più l'impossibilità di parlare di strage islamica. Chi lo dice è uno spacciatore di fake news, ci dice oggi il Corriere della Sera. Proveremo a capire se è così, se effettivamente spacciamo fake news. Intanto saluto Giovanni Fiori, tra i primissimi ad arrivare, candidato presidente a Roma 10, Alex Zino Finori, Gabriella Maiglia, PDF Arezzo, dove sarò dopodomani per la presentazione di O Capiamo o Moriamo, Manuela Miraglia, Domenico Gioffre, Michela D'Adamo, Giovanni Barbaro, Paola Belletti, Don Massimo Lapponi dallo Sri Lanka, lo salutiamo e lo abbracciamo, uno degli autori più prolifici di questa fase del quotidiano La Croce, Alex Zino Finori, Piera Giacometti, Alessandra Tumino, Giacomo Cangi, Franco Brindisi, è arrivato anche Massimiliano Amato. Mauro Galasti ieri ha esordito con grande successo sul Popolo Famiglia TV, un strepitoso successo iniziale per Mauro Galasti con la sua emozione, la sua umanità straordinaria ieri in diretta su PDF TV. Saluto di nuovo Massimiliano Amato, tramite lui anche Gianfranco che è in rientro dal Cile. Saluto Don Francesco Morcavallo, Romana Cordova, Roberto Gramaccia, Orietta Segoloni, Flavio Morani, Chiara Donatelli, Carlo Meconi, siete tantissimi, è arrivato anche Max Esposito. Allora, ieri abbiamo fatto una puntata credo molto importante, abbiamo raccontato cose che avete visto non sono state raccontate da nessuna parte, addirittura sono state brutalmente contestate. Oggi proveremo a dare una ulteriore informazione sulle cose che abbiamo detto ieri. Prima di tutto però facciamo gli auguri, come dice bene Cristina Zaccanti, ai Francesco e ai Francesca, oggi San Francesco, al patrono d'Italia, San Francesco d'Assisi. Oggi dedichiamo un bellissimo articolo di Paul Freeman su il quotidiano La Croce a San Francesco e al prendersi cura, lo segnalo per i nostri abbonati, lo segnalo per tutti coloro che volessero abbonarsi. Oggi c'è una ragione in più, oltre alle cose che abbiamo detto, oltre al fatto che il quotidiano La Croce è l'unico quotidiano, credo al mondo, che sta sostenendo una linea molto precisa sulla vicenda della strage di Las Vegas. C'è anche un bellissimo articolo dedicato a San Francesco, ovviamente gli auguri anche a Papa Francesco. Un abbraccio a Mirko De Carli che è all'ospedale di Forlì, preghiere per nonno Vittorio che si opera, assolutamente una preghiera fortissima. L'ospedale di Forlì è l'ospedale dove è nata Clara, quindi mia figlia, e sono particolarmente legato a quel luogo. Medici straordinari, vi abbraccio, un aiuto in preghiera per il nonno di Mirko De Carli. È arrivata anche la mia mamma, la salutiamo la mamma. È arrivato Paul Freeman, che, di cui stavamo proprio parlando in questo momento, per il suo bellissimo articolo sul prendersi cura legato alla figura di San Francesco, di cui oggi appunto ricordiamo la festa liturgica 4 di ottobre. San Francesco, auguri a tutti i Francesco e per chi è abbonato alla Croce, segnalo in particolare la lettura dell'articolo di oggi di Paul Freeman dedicato proprio al prendersi cura. Ecco Don Francesco Morcavallo che ringrazia per gli auguri, ci manda le benedizioni, bello avere i sacerdoti che seguono Stampa e Vangelo, è qualcosa che mi incoraggia davvero molto. Ripeto, sarà una puntata importante, segnaleremo una serie di notizie che non trovate sulle altre fonti di informazione. È vietato parlare di strage islamica rispetto alla strage di Las Vegas. Oggi noi racconteremo delle altre nuove notizie che avvalorano invece questa tesi e che vengono completamente occultate dalla stampa nazionale e internazionale. Ripeto, addirittura siamo arrivati in pagina 10 del Corriere della Sera di oggi,
con Massimo Gaggi, firma importante del Corriere della Sera, che definisce siti canaglia e spacciatori di fake news quelli che affermano che Stephen Paddock, lo stragista, potrebbe essere affiliato all'ISIS. Una violenza così evidente, così forte nei confronti della informazione alternativa è sicuramente indice di qualcosa che non sta funzionando molto bene nella procedura di solita cloroformizzazione dell'informazione. Quindi vuol dire che sono molto agitati e molto preoccupati. Oggi daremo nuove informazioni completamente, diciamo così, originali e tratte però da fonti assolutamente certificate, come quelle che trovate già citate nella sintesi che precede questa, questa diretta. Allora, come prima cosa, sempre, visto che siamo in tripla cifra, io vi chiedo un mi piace, un condividi, un invito di far venire i vostri amici a seguire la diretta, perché come sempre illuminante, illuminante, lo dico anche oggi, come è stato ieri il Vangelo, illuminante la pagina di Vangelo di oggi che ci porta nel Vangelo di Matteo. Ieri eravamo nel Vangelo di Luca e sembravano proprio pagine scritte apposta per la nostra puntata di Stampa e Vangelo. Oggi il Vangelo di Matteo, capitolo 11, i versetti sono quelli che vanno dal 25 al 30, recita queste parole. In quel tempo Gesù disse: «Ti benedico, o Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai tenuto nascoste queste cose ai sapienti e agli intelligenti e le hai rivelate ai piccoli. Sì, o Padre, perché così è piaciuto a te. Tutto mi è stato dato dal Padre mio, nessuno conosce il Figlio se non il Padre, e nessuno conosce il Padre se non il Figlio e colui al quale il Figlio lo voglia rivelare. Venite a me, voi tutti che siete affaticati e oppressi, e io vi ristorerò. Prendete il mio giogo sopra di voi e imparate da me, che sono mite e umile di cuore, e troverete ristoro per le vostre anime. Il mio giogo infatti è dolce e il mio carico leggero». Questa parola di oggi è poetica in maniera assoluta, è una, diciamo, davvero pagina di controinformazione, potremmo definirla così, contro l'idea della libertà senza limiti e senza senso. Cristo propone: mettetevi il giogo, cioè intorno al collo, la corda che fa tirare in una direzione, mettetevi il giogo, accettatelo, prendete il giogo sopra di voi. Il mio giogo è dolce, il mio carico leggero. Pensate che messaggio, che parola fortemente e totalmente politically incorrect, che ancora oggi, 2000 anni dopo, è rappresentata dal Vangelo. E la prima parte di questa pagina di oggi: hai tenuto nascoste queste cose ai sapienti e agli intelligenti, le hai rivelate ai piccoli. E allora prendiamo questa riga di Vangelo e trasferiamola al rapporto dove i sapienti e le intelligenti sembrano essere Repubblica e il Corriere della Sera e i piccoli siamo noi di PDF TV. Traiamo ispirazione, evidentemente. Cosa vi racconta l'informazione oggi sui fatti che stanno accadendo, molto pericolosi, e lo ripeto, non ne metto solo uno, non dico solo la strage di Las Vegas, dico che il 28 di settembre, la sera del 28 di settembre, arriva un messaggio di Abu Bakr al-Baghdadi, il capo dell'ISIS. Ho studiato, perché ho scritto in Non capiamo, moriamo, tutti i singoli eventi, attentati che sono avvenuti contro gli occidentali, contro i cristiani e contro i turisti e i resort in giro per il mondo, elencandoli uno per uno dall'11 settembre del 2001 fino ad oggi, 16 anni, e dunque conosco le dinamiche, avendole studiate e raccontate in Non capiamo, moriamo.
degli attentati. C'è sempre un messaggio che sveglia le cellule dormienti, lo faceva anche Bin Laden ai tempi di Al Qaeda. Chi ha letto Capiamo o Moriamo ha visto che c'è una cesura, c'è una prima fase di attentati, diciamo ascrivibili a Al Qaeda dal 2001 al 2008, poi una fase più evidentemente legata all'ISIS che va dal 2012 ad oggi. Sempre però il meccanismo viene innescato da un messaggio di un'autorità religiosa, spesso di Bin Laden ai tempi di Al Qaeda. Adesso, dopo mesi di silenzio, torna a parlare al Baghdadi. 28 settembre sera si scatenano a quel punto una serie di eventi. Badate bene, esiste una rivendicazione della strage di Las Vegas da parte dell'ISIS, e non è una rivendicazione sola, esiste una prima rivendicazione e poi un video di rivendicazione. Quindi, caro Massimo Gaggi, non è nessuno spacciatore di fake news uno che mette in relazione Stephen Paddock, l'attentatore di Las Vegas, con l'ISIS. Lo fa l'ISIS stessa, e non a caso tutti i serissimi giornali del mondo, oggi cito la mia fonte primaria, che è un più autorevole dei quotidiani britannici, che si chiama The Independent, trascrive un video apparso ieri, nella nottata tra ieri e ieri mattina, in cui l'ISIS, dopo la prima rivendicazione, fa un'ulteriore rivendicazione e dice che Abu Abd al-Amriki, questo è il nome di battaglia, che non è un nome di battaglia semplice, è quello che nell'Islam si chiama un kunia. Kunia è il nome di battaglia assegnato ai martiri di speciale valore, kunia. E l'impressione è sempre, quando leggo Massimo Gaggi o quando leggo Federico Rampini oggi su Repubblica, che prova a spiegarci solo che Las Vegas è la fotografia dell'orrenda America di Trump, e quasi quasi è contento che hanno sparato. C'è addirittura una reporter della CBS che l'ha proprio scritto: sono contento che hanno sparato addosso a quelli dell'America di Trump che vanno in giro armati. Proprio così ha scritto, poi è stata fortunatamente licenziata dalla CBS. In Italia invece no, in Italia la teorizzazione che leggete oggi sui giornali, secondo cui l'America sostanzialmente se l'è cercata perché diffonde armi, ha 344 milioni di armi diffuse sul territorio, col 41% della popolazione che è armata, e Las Vegas come luogo simbolo, diciamo così, di questa perdizione, alla fine manca solo che scrivano alla fine gli articoli, meno male, insomma, che c'è stata la strage. Però si limita a dirci, ripeto, Massimo Gaggi, pagina 10 di oggi, che è un sito canaglia che associa Paddock all'ISIS. Ora, è una notizia, non è un sito canaglia, qualsiasi giornale serio, purtroppo il giornalismo italiano non è serio, qualsiasi giornale oggi contiene la rivendicazione, infatti sono tutti giornali stranieri, la rivendicazione dell'ISIS con il nome di battaglia assegnato a Stephen Paddock, con la notizia che si era convertito all'Islam da mesi, si era radicalizzato da mesi, e col fatto che fosse un soldato dell'ISIS ad aver compiuto questa strage. Ora, mettiamo in caso che ci stiamo sbagliando. Va bene, diciamo che ci stiamo sbagliando, ok? Che la nostra teoria, che ieri abbiamo spiegato con grande precisione, cioè perché un pazzo, perché ce lo vogliono ricordare come uno che è impazzito, non va davanti alle fontane del Bellagio. Ieri ho postato la fotografia che ho scattato semplicemente pochi giorni fa. Il 7 settembre ero a Las Vegas con mia figlia che compiva 21 anni. Io ho scattato una foto dalla finestra della nostra suite di un albergo, più o meno all'altezza della suite dell'attentatore. Chi conosce Las Vegas sa benissimo che la foto che ho scattato io, che è una foto scattata sulle fontane del Bellagio, sa che davanti a quelle fontane si aggregano ogni 30 minuti migliaia di persone, perché è un bellissimo spettacolo di giochi d'acqua totalmente gratuito. Las Vegas sono rari gli spettacoli gratuiti, ma questo non solo è, diciamo, un bellissimo spettacolo, ma è anche gratis. E allora
poiché su questa striscia di territorio sono concentrate centinaia di migliaia di persone, questa striscia si chiama The Strip, la Strip, scritto con la I, non con la EA, che avete visto ieri sul Corriere della Sera, Guido Olimpio a pagina 5, perché non sanno di che parlano. Davanti, nella Strip, che è lunga 7 miglia, uno dei punti di aggregazione, ce ne sono molti, c'è uno davanti al Treasure Island, c'è uno degli spettacoli che aggregano migliaia di persone. Se tu impazzisci e vuoi uccidere, poiché il traffico di Las Vegas sulla Strip è intollerabile e migliaia di persone sono assiepate davanti al Bellagio o davanti al Treasure Island, vai là con le 23 armi automatiche, senza fare troppo scena, ne ammazzi a centinaia, prima di essere preso e ovviamente ucciso anche tu. Questo signore invece fa una cosa complicatissima, si registra il 28 settembre, guarda caso, proprio il giorno del messaggio di al-Baghdadi. Si registra il 28 settembre al Mandalay Bay, è lo stesso giorno del messaggio di al-Baghdadi. Deve entrare in un grande albergo, per entrare in un grande albergo c'è una sicurezza molto attenta, discreta ma attenta, e infatti viene intercettato, deve uccidere una guardia giurata per salire al 32° piano, compiere la strage dal suo albergo, ricordando che tutti gli alberghi di Las Vegas, chiunque sia stato a Las Vegas lo sa, non ha finestre apribili, ha solo dei vetri enormi da dover sfondare per poter puntare sulla folla dall'alto. Quindi questo, invece di andare davanti alla fontana del Bellagio, molto semplicemente con 23 armi automatiche o con gli esplosivi e fare 100 morti, decide di andarsene al 32° piano dopo essersi registrato il 28 settembre per fare l'attentato il 2 ottobre, registrato col documento falso della moglie filippina che adesso sta arrivando a Las Vegas, e sfondare due finestre per avere due punti di tiro della sua suite del Mandalay Bay e puntare dall'alto. La domanda è: perché fa tutto questo? La risposta che diamo noi, oggi la trovate proprio in prima pagina sul quotidiano La Croce, è perché vuole colpire la musica, perché è una replica del modello attuato dall'ISIS con il Bataclan e con Manchester, cioè l'attacco ai concerti, alla musica, che è nella Sharia indicata come fonte di perdizione e di peccato. La legge islamica condanna la musica in maniera esplicita, ci sono le fatwa di infiniti imam contro la musica, in particolare pop, country, rock. Benissimo, la motivazione, e oggi tutti i giornali dicono che le indagini brancolano nel buio, non si riesce a capire la motivazione per cui questa persona abbia fatto la più grande strage della storia degli Stati Uniti, compiuta da un uomo solo. E attenzione, adesso entriamo dentro un altro elemento della notizia, importantissimo. Qual era la strage precedente con il record di morti compiute da una persona sola con le armi in pugno? È di un anno fa e forse ve la ricorderete, è la strage di Orlando. La strage di Orlando è la strage compiuta in un locale gay che si chiama Pulse e che a Orlando era il locale gay per eccellenza. Entra nel locale Omar Mateen alle 2:02 del mattino, stiamo parlando del 12 giugno scorso, del 2016, dell'anno precedente dunque. Il 12 giugno 2016 Omar Mateen entra alle 2:02 con delle armi automatiche in pugno, comincia a ammazzare persone. Alle 2:22, 20 minuti dopo, telefona al 911, che sarebbe il 113 per farla breve, americano, e dichiara al telefono la sua fedeltà al califfo dell'ISIS Abu Bakr al-Baghdadi. Uccide 49 persone, ne ferisce 58 da solo, armi in pugno, prima di essere ucciso alle 5 e mezza dall'intervento delle squadre speciali americane che irrompono, le forze dell'ordine irrompono nel locale e lo uccidono. 49 morti, 58 feriti, è il record precedente della storia delle stragi fatte
compiuta da una persona sola, armi in pugno, negli Stati Uniti. Omar Mateen telefona, lo ripeto, al 911, al numero delle emergenze americano, e dichiara, giurando la sua fedeltà al califfo Abu Bakr al-Baghdadi. Continua a fare strage fino a essere ucciso, sapendo che comunque verrà ucciso. Quindi fa esattamente quello che fa qualsiasi martire dell'ISIS: va per uccidere sapendo di essere ucciso. Telefona e dichiara la fedeltà a Abu Bakr al-Baghdadi. Voi andate a vedervi i giornali del giorno dopo e tutt'oggi la pagina di Wikipedia Italia, tanto per dirne una, sulla strage di Orlando, vi diranno che la ragione e la causa è l'omofobia. È l'omofobia rispetto a un signore che ha telefonato mentre era dentro al Pulse di Orlando, aveva già ammazzato persone, per giurare con la sua voce fedeltà al califfo Abu Bakr al-Baghdadi. Eppure ancora oggi, se voi sentite dire la strage di Orlando, quelli che se la ricordano come strage omofoba, la strage dell'omofobia. Quando questo era un militante dell'ISIS, per sua dichiarazione, dichiarandola 12 giugno 2016, tutti i giornali ci fecero una testa così sull'omofobia. Io venni addirittura attaccato perché mi permisi di dare solidarietà alla comunità LGBT ferita. Successe di tutto perché mi sono permesso di dare solidarietà alla comunità LGBT. Ma quella è stata una strage dell'ISIS, di un soldato dell'ISIS che ha giurato fedeltà al califfo mentre eseguiva la strage. Signori, queste notizie oggi ve l'hanno raccontate. Questa è esattamente la strage che precede la strage di Las Vegas, ed è la strage che ha fatto più morti prima della strage di Las Vegas in assoluto nella storia delle stragi compiute con armi automatiche da una persona sola. Mai visto qualcosa del genere. C'è qualcuno che ha messo in parallelo Orlando e Las Vegas? Sono pattern identici, è lo stesso modello. E come allora non vi hanno raccontato la strage dell'ISIS, ma vi hanno detto che era una strage degli omofobi, così oggi vi vogliono dire che è una strage dei giocatori d'azzardo. D'accordo? Perché oggi trovate folli paginate su questo che giocava al videopoker, su Las Vegas che continua a far andare i casinò e non si è fermata per il lutto, tutta roba che vuole deviare dall'attenzione alla questione fondamentale, che questa è una strage islamica, del fondamentalismo islamico, o almeno va ammessa l'ipotesi. Non può scrivere il Corriere della Sera, non può scrivere Massimo Gaggi, che sono siti canaglia quelli che scrivono che questo è un atto e che questo è un atto islamico. Hanno scritto siti canaglia, c'è un articolo grosso così sul Corriere della Sera pagina 10 per dire che queste sono fake news. Allora, qual è la dimostrazione? Secondo molti non era un musulmano modello. Ma questa cosa non la vogliono capire. Nessuno è un modello in termini religiosi. La storia degli attentatori, trovate qua tutti gli attentati uno per uno dall'11 settembre a oggi, tutti gli attentatori non sono musulmani modelli. Ci sono quelli che bevono, quelli che hanno avuto un passato di rapine, moltissimi, lo racconti, non capiamo, moriamo, si sono radicalizzati in carcere dopo essere stati spacciatori di droga e drogati anch'essi. Oggi si parla di quello che ha ammazzato lo stesso giorno in cui c'era l'attentato di Las Vegas, due donne a Marsiglia, attaccandole all'arma bianca, grillando Allahu Akbar, e si è scoperto, e poi era pure sposato con un'italiana e aveva vissuto in Italia. Anche oggi troviamo articoli sui giornali che dice: ma non era un buon musulmano, perché era uno che si drogava. Non solo si drogava, era proprio uno spacciatore di droga, perché la comunità tunisina ha tra le sue fila molti spacciatori di droga. Racconto, lo trovate qui, numeri delle varie comunità tunisina, algerina, marocchina, egiziana, che tipo di percentuali hanno dentro alle popolazioni carcerarie, che tipo di criminalità gestiscono, tutto raccontato. E secondo loro, siccome questi si drogano, spacciano,
non sono buoni i musulmani. Questo si è andato a far ammazzare alla stazione di Marsiglia, così, perché gli passava per il cervello, che era un matto, come dicono sempre, un lupo solitario. Oppure l'attentato di Las Vegas non era abbastanza, anche lui, no? Perché giocava d'azzardo e quindi non poteva essere un musulmano. Guardate che dei 19 attentatori dell'11 settembre sono andati a schiantare sulle Torri Gemelle, molti hanno bevuto l'ultima notte prima di fare questo gesto. E come dice bene Don Francesco Morcavallo, anche Gianluca Malpondi, in realtà il martirio è un riscatto molto spesso da una vita non esattamente da musulmano modello. Nicola Di Matteo dice: questa è la verità, questi sono fatti concreti, questo è il popolo della famiglia, il resto è aria fritta. Stiamo attenti amici, stiamo attenti italiani, tutto questo potrà essere a breve alle nostre porte. Danilo Leonardi dice che non si voglia considerare l'ipotesi del terrorismo islamico è davvero incredibile, il filo rosso del sangue, eppure ci fa ben pensare alla logica di una strategia ben congegnata. Quello che mi stupisce, lo dico a Danilo, lo dico a tutti gli amici che oggi seguono la puntata, se potete fate in modo di far arrivare gli amici con un mi piace, condividete la diretta, invitate gli amici direttamente, se potete fate avere ascolto a questa puntata. Quello che stupisce è che questa possibilità, ammettiamola almeno come possibilità, secondo me è una alta probabilità, ma questa possibilità sia addirittura definita dal Corriere della Sera come fonte da sito canaglia, come fake news. Allora qui bisogna cominciare a capire con precisione come funzionano i meccanismi del terrorismo islamico, perché o capiamo o moriamo. Non vanno cercando i santi martiri islamici, non sono dei perfetti musulmani. Reclutano gente che arriva dai passati più turbolenti, ovviamente. E lo ripeto, questo modello informativo, purtroppo, nel mondo occidentale, è stato già ricalcato con la strage di Orlando un anno fa. La strage totalmente simile a quella di Las Vegas, che colpisce un luogo di aggregazione, che colpisce un luogo di aggregazione considerato peccaminoso secondo la Sharia, cioè secondo la legge islamica, e colpendo tutto questo lo fa in nome della fedeltà ad al-Baghdadi. Lo ripeto, nel caso della strage di Orlando c'è addirittura la telefonata al 911 per dire semplicemente: sono un soldato dell'ISIS, giuro fedeltà al califfo Abu Bakr al-Baghdadi. In questo caso non abbiamo la telefonata, ma abbiamo una rivendicazione dell'ISIS nell'immediatezza dell'evento e una seconda rivendicazione dell'ISIS molto più dettagliata, con il nome di battaglia, i tempi con cui si è convertito e radicalizzato all'Islam, l'utilizzo di un kunia, lo ripeto, un kunia. Il kunia è il nome che si assegna ai martiri di particolare rilievo. Si dice con chiarezza che questa persona ha risposto alla chiamata, cioè si fa riferimento al messaggio del 28 settembre del califfo Abu Bakr al-Baghdadi. Noi abbiamo davanti questo tipo di evidenze, ma questo tipo di evidenze che sono l'unica strada evidentemente percorribile, è l'unica cosa che non si può dire nel fare ipotesi sulla strage di Las Vegas. Anna Maria Capozzo dice: ha fatto una sarcastica risata perché ho portato mia figlia a Las Vegas per festeggiare il compleanno. Ragazzi, Las Vegas io la conosco bene, è un luogo che ho raccontato anche con una foto, con un'immagine, è una città che mi è estremamente cara, bisogna conoscerla, bisogna... Poi dopo, il giudizio sul fatto che ci sia il male negli uomini, non è nelle città. Las Vegas è un luogo, io ho detto, hanno sparato sull'ora di ricreazione. E oggi sui giornali trovate i giornalisti di Repubblica e Corriere della Sera che vi imbottiscono la capoccia di quelle sì fake news, minchiate, sul tema della diffusione delle armi, oppure su Las Vegas che continua a far andare i suoi alberghi casinò, e che faceva? Li buttava giù? Invece di farvi affrontare il tema serio,
il tema serio di una strage fatta in un luogo simbolico, in un luogo che ha più turisti di Roma, e questo ci interroga pure sui meccanismi con cui noi facciamo turismo, più turismi di Roma, 40 milioni di turisti all'anno vanno a Las Vegas, sono tutte prevalentemente famiglie, chi immagina Las Vegas come la città del peccato non sa cos'è Las Vegas. Las Vegas è una città, un enorme Luna Park di divertimento, dove milioni e milioni di famiglie, di disabili, di persone sole vanno a cercare l'ora di ricreazione, hanno sparato sull'ora di ricreazione. E io all'ora di ricreazione porto mia figlia a divertirsi, sì, ho portato anche la piccola, a 7 anni si è divertita tantissimo, sono piscine straordinarie, spettacoli per bambini straordinari, ci sono i maghi, gli illusionisti più belli del mondo, da David Copperfield ai mentalisti, ai tantissimi show che sono legati. Ho portato mia madre a 71 anni che per la prima volta è venuta a Las Vegas, vi racconterà che luogo è. Che luogo è? Un luogo che oggi è ferito perché hanno sparato sull'ora di ricreazione. E comunque, come dice bene Alessandro Margiotta, è un luogo simbolico, con un genere musicale simbolico. Colpiscono non a caso. La storia di questa strage, lo ripeto, basta leggersi la strage di Orlando, è la stessa identica modalità con cui è stata attuata a Orlando come a Las Vegas. Lo faccio come ipotesi, ovviamente, non ho le certezze. Se avessi prove provate di una bandiera nera che aiuta il messaggio di Paddock, ovviamente la tirerei fuori. Però la logica mi fa dire che almeno questo si possa mettere insieme per far comprendere alcuni passaggi. Mauro Tutini dice: probabilmente hai ragione. Ora però concentriamoci anche sui temi che ci permetteranno di prendere voti e di cambiare queste false verità. Forza PDF. Attenzione, tra le modalità con cui noi prenderemo voti, diciamo, popolo della famiglia, c'è anche la modalità dello spiegare i meccanismi dell'informazione. E se, insomma, mi date un po' di credito, PDF TV, così come il quotidiano La Croce, sono strumenti che utilizziamo proprio per questo. Questo spazio si chiama Stampa e Vangelo perché noi prendiamo la rassegna stampa ordinaria che farebbe qualsiasi canale televisivo e proviamo a raccontare ciò che non viene raccontato. Per questi numeri PDF TV, fatemelo dire, dai dati che ci ha dato il coordinamento editoriale, sono triplicati in un anno. Facevamo 50.000 ascoltatori a settembre 2016, quando è iniziato la storia di PDF TV, adesso ne abbiamo fatte nello stesso periodo parametrato 162.000, anzi per la precisione 162.163, e nell'arco dell'intero mese, abbiamo cominciato l'11 settembre e abbiamo finito il 30, che è una domenica che non ha fatto informazione, quindi domenica non abbiamo lavorato, quindi su 18 giorni abbiamo fatto 255.000, oltre 255.000 ascoltatori. Perché queste persone cominciano a essere in tante, perché 255.000 cominciano a essere tante persone a seguire le trasmissioni di PDF TV, a seguire il nostro palinsesto? Perché qui sanno di trovare una forma di controinformazione che è un segmento, un pezzo dell'attività del popolo della famiglia. Il popolo della famiglia svela i meccanismi dell'informazione corrotta e molto spesso ignorante, che non racconta appieno la verità. E poiché noi siamo testimoni di verità, il Popola Famiglia TV, così come il quotidiano La Croce, fa questo lavoro. Come dice Barbara Giacovelli, dà le notizie che non vengono date, parole di una giornalista della RAI. Danilo Lonardi, anche lui dirigente RAI, questo spazio è prezioso perché racconta i fatti e la realtà interpretandoli per quello che sono. Per questo vi chiedo sempre: fatemi piace alla diretta, invitate i vostri amici a seguire la diretta, fate la condivisione sul vostro profilo della diretta in corso, perché così noi riusciamo, come dice Silvia Lodà, a far trovare informazione non manipolata, perché ora manipolano l'informazione ad uso e consumo del potere globale.
Roberto Mura dice: al Dinolfi porta argomentazioni precise e logiche, altri sanno solo insultare senza dimostrare la minima capacità critica. Roberto, ieri molti hanno attaccato la mia posizione, neanche uno è riuscito a confutare i dati che ho portato. Io ho chiesto solo questo, io ho portato dei dati e degli elementi molto precisi, giornalisticamente evidenti. Potete avviare una discussione con me se confutate questi elementi. Se fate la confutazione degli elementi, allora dopo possiamo parlare di fake news, di siti canaglia, di quello che volete, ma bisogna assolutamente partire da una capacità critica. Quindi gli elementi che porta Dinolfi, che parla della strage di Orlando come pattern, che parla dell'attacco alla musica, che spiega come è fatta la città di Las Vegas, che spiega come poteva essere realizzata in maniera molto più semplice, una strage molto più cruenta, bastava che gli esplosivi che erano in dotazione di Paddock venissero gettati davanti alle fontane del Bellagio mentre c'erano i giochi d'acqua, che ho ripreso da una mia fotografia che ho fatto il 7 settembre scorso, giorno del compleanno di mia figlia. Eravamo a Las Vegas e ho fatto la foto dalla suite al 40° piano da cui vedevo le fontane del Bellagio. Mettete gli esplosivi di cui era dotato Paddock in mezzo alle migliaia di persone che sono assiepate davanti alle fontane del Bellagio e vedete quanti morti fanno. Molto semplicemente, se quella era la finalità, cioè impazzire e fare strage. No, la finalità era di natura religiosa, cioè colpire un concerto, come si è colpito il Bataclan, come si è colpito il concerto di Manchester, perché la Sharia indica nella musica uno dei peccati gravi da attaccare, così come l'omosessualità, come il locale del Pulse di Orlando aveva questo stesso tipo di caratteristica. Se volete rispondere a queste argomentazioni, in assenza di qualsiasi altra motivazione provata, perché ad oggi non è che qualcuno ci dice: no, Dinolfi, tu hai torto perché la vera motivazione di Paddock era quest'altra. No, tutti quanti dicono: stiamo brancolando nel buio. Noi diamo un'indicazione, una traccia. La risposta qual è? Stai facendo sciacallaggio, fake news, eccetera, eccetera. Signori, venite, confutate questi elementi e portateli di altri, se ne avete. Giornalisticamente si fa così. Si fa così, o capiamo o moriamo, è un lavoro fatto in questa maniera analitica, dove tutti i dati, tutti, non sono contestabili, perché sono dati di fatto. Poi si può mettere in contestazione il modo con cui io analizzo la connessione tra i dati di fatto, ma i dati di fatto sono indubbi. Lo dico a Stefano Sigali, che dice: le tue idee non sono condivise a prescindere. Ma lo so bene che c'è una contestazione alle mie idee, benissimo, alle nostre idee, ma i numeri, i dati, i fatti non sono contestabili. Possiamo contestare la correlazione che io faccio tra i fatti, ma non i fatti. Monica Consigliere dice: Mario, tu fai paura perché cerchi la verità. Ho commentato il tuo libro e qualcuno ha scritto che non ti sopporta. Non mi sopporta non è un'argomentazione, non sopporta il fatto forse che stiamo dicendo la verità. Questo è il problema, la verità è qualcosa di non sopportabile per alcuni e quindi dicono: non sopportiamo Dinolfi. Ma i fatti, dovete contestare i fatti, dovete contestare i dati. Gerardo Volpe chiede: Mario, scusa, nelle politiche dove ci si colloca? Con il popolo e la famiglia, da soli, in alternativa alle schieramenti vigenti. Contro il tripolarismo centrodestra, grillini, centrosinistra, c'è un'alternativa, si chiama popolo della famiglia. Marco Berà dice: tanti giornali sono abituati a contestare l'incontestabile. Silvia Lodà: dicono che non sia vero ciò che affermi solo perché lo affermi tu. Lo so, ma questo elemento è, diciamo, strutturalmente molto flebile. Se si parla di fatti, si discute sui fatti. Le persone sono relative, insomma, si discute sui fatti. Arriva Federico Pieroni in ritardo, buongiorno popolo. Alessandra Tumino dice: esatto, la verità fa male. Gloria Gallarelli addirittura mi incorona miglior giornalista in circolazione. Assolutamente no, ci sono molti giornalisti bravi, giovani, capaci. Ho paura che gli sfugga la capacità di analisi, cioè spesso riescono a reperire notizie ma manca il coraggio.
Manuela Miraglia, che ha seguito la mia intervista ieri in radio, ha detto: ieri in radio ti hanno dato ragione. Certo, se mi danno spazio per poter portare le mie argomentazioni, è molto difficile che le argomentazioni siano confutate. È molto difficile, perché sono argomentazioni stringenti, che non vengono mai contestate con altre argomentazioni, vengono contestate con attacchi sul personale. E allora il tema oggi è far avanzare le argomentazioni, sempre di più, sempre meglio, in maniera che sia chiara a tutti la capacità anche elaborativa del popolo della famiglia come alternativa possibile rispetto al panorama politico e informativo che ci troviamo. Lorenzo Damiano, che dice: a Conegliano tra poco uscirà la vera verità tra politici e business privato. Bravo Lorenzo. Giuseppe Fogone dice: sono pennivendoli. Guarda, sono prevalentemente ignoranti, non sono neanche venduti, ignoranti nel senso che ignorano. Io per scrivere "o capiamo o moriamo" ho dovuto fare mesi e mesi di ricerche, mesi e mesi di ricerche per mettere in fila tutta una serie di fatti e di numeri incontestabili. Fatemi salutare anche Marco Cobianchi, che è uno dei pochi giornalisti che per esempio sui numeri lavora seriamente, con un sito che si chiama True Numbers, che è molto bello e consiglio. Ringrazio Corrado, che dice: bellissima ieri la tua intervista a Radio Cusano, grazie davvero. Sabino Sabini dice: per saper leggere i fatti bisogna avere la mente sgombra da ogni tipo di pensiero ideologico. Bravo Sabino, che punta esattamente il cuore del discorso. Qual è la ragione per cui non ci fanno parlare di questi argomenti? È perché vogliono parlare di temi ideologici, hanno la testa, come dice bene Sabino, colma di elementi ideologici. C'è la vicenda di strage di Las Vegas, loro vogliono parlare di Trump, vogliono attaccare l'America di destra, vogliono attaccare la presidenza americana, vogliono dire che è tutta colpa della National Rifle Association, la NRA, che è l'associazione di quelli che hanno le armi, che è purtroppo per l'America una tradizione presente nella propria struttura costituzionale, il famoso secondo emendamento tutela il possesso di armi, e dunque ragionarci dall'Italia non ha senso, perché non si coglie la tradizione che da tre secoli riguarda la cultura americana del Second Amendment. Saluto Ninnarello, saluto Claudio Aurelio, saluto Emanuele Lobue, Alexino Finori, c'è un libro, "O capiamo o moriamo", che contiene grandi verità, contiene semplicemente dei numeri. "O capiamo o moriamo" è un manuale, fondamentalmente è un manuale che vi dà tutti i dati per sostenere quello che è il progetto complessivo, la proposta per l'Italia e il popolo e la famiglia. Saluto Antonella Bagno, tra l'altro credo sarà protagonista in settimana di un suo ritorno sul quotidiano La Croce con un secondo articolo dopo il suo esordio molto brillante, che ha avuto anche i complimenti di Giovanni Marco Tullio. Raro avere i complimenti di Giovanni Marco Tullio per un articolo, e in particolare all'esordio. Saluto Gianluca Valpondi, anche lui protagonista sul quotidiano La Croce. Silvia Indiati dice: caro Mario, sto leggendo "O capiamo o moriamo", utilissimo, chiaro, scorrevole, scrivi davvero bene, lo regalerò a diversi scettici. Non sono arrivato ancora all'articolo, al capitolo 12, vabbè, il capitolo 12 è fondamentale, quindi aspetteremo di ragionare sul libro dopo che l'avrai letto davvero tutto. Saluto Cesare Fanfani, Cristina Zaccanti, i piccoli che il Vangelo di oggi ricorda sono proprio le persone non soggiogate dall'ideologia. Bravissima, il Vangelo di oggi ci illumina davvero, ci illumina davvero. Come ieri, sembra scritto apposta per ciò che poi rappresenta la nostra battaglia. David Cortoni scrive: il problema è che oggi il mondo intellettuale, quindi politico informativo, non parte dalla realtà per elaborare il proprio pensiero, ma da un'idea di realtà, cioè da un'ideologia. Emanuele Bue mi sta seguendo da Međugorje, e durante l'apparizione con la veggente Maria ti ho affidato a te, la tua famiglia, a tutto il popolo della famiglia. Grazie davvero ai tanti amici che con Emanuele Bue tra l'altro sono presenti a Međugorje in questi giorni, molti sono del popolo della famiglia, ed è bello sapere che ci sia davvero tanta gente.
del popolo famiglia a Medjugorje. Saluto Giovanni Fiori, lo ripeto, saluto già all'inizio, il primo ad essersi connesso, il nostro candidato presidente, stasera riunione con me, quindi preparati, perché è una riunione stringente per il 10° municipio. Giovanni Fiori dice: ciò che è veramente grave è l'allineamento ideologico dell'informazione occidentale. Ci vediamo tra l'altro dopodomani ad Arezzo, lo dico perché Stefano Sigali mi assegna un numero 9 e sa che venerdì sarò ad Arezzo e sabato sarò a Forte dei Marmi, proprio da lui, dal circolo PDF della Versilia, per presentare Occupiamo o Moriamo. Attraversiamo dunque la Toscana con Occupiamo o Moriamo, e doppia presentazione venerdì sabato, Arezzo e Forte dei Marmi, Toscana del Sud, Toscana del Nord, così copriamo l'intera regione. La settimana prossima ci dedicheremo invece al grande appuntamento, ve lo ricordo, sabato 14, sto per andare a fare il sopralluogo al Teatro Sala Umberto, un avvenimento unico, perché a presentare Occupiamo o Moriamo saranno i quattro moschettieri che tornano per un solo giorno, a calcare le stesse assi del palcoscenico: Costanza Miliano, Marco Scicchitano, padre Maurizio Botta, Maria Dinolfi. Un solo giorno, 11:30, al Teatro Sala Umberto di Via della Mercede di Roma, Sala Umberto che sta a Piazza San Silvestro, quindi sostanzialmente uno dei teatri più belli e anche più capienti della capitale. Quindi tornate a vedere, se siete affezionati ai quattro moschettieri, Costanza Miliano, padre Maurizio Botta, Marco Scicchitano e il sottoscritto, per un solo giorno, 11:30 di sabato 14 di ottobre, un evento che sarà irripetibile. Sono 4 anni quasi che non andiamo più insieme su un palco, e sarà per me molto emozionante ritrovare, un po' come se tornassero i Beatles a suonare su. Tutto cominciò proprio con quei convegni contro i falsi miti di progresso che cominciarono a scuotere un certo mondo e affollavano i teatri in mezza Italia, fino alla Lombardia, quando andammo a Milano al Consiglio regionale. Vi ricordate che popò di clima trovammo quel giorno? Insomma, bene, sono passati ormai 3 anni e mezzo e torniamo insieme a fare una iniziativa. Saimir, saluto Maria Bellino, Saimir Smali, Silvia Lucchetti che dice: è cominciato tutto così, esattamente. C'è Anna Ciappa, dice: sarà bellissimo, sarà davvero un giorno speciale, sabato 14 ottobre ore 11:30, non vi perdete questa tappa straordinaria del Occupiamo o Moriamo Tour, che ha già 20 date per farci la maglietta, diciamo così, dell'avvio del nostro tour, 20 date in 100 giorni, in 6 mesi cercheremo di arrivare addirittura a 100 date per incontrare più persone possibili sul territorio. Queste sono 20 date in 10 regioni per cominciare, diciamo così, subito col botto. Allora, sono arrivato, scusate, alla fine di questa puntata, spero che tutti gli argomenti siano stati chiari rispetto alla vicenda strage di Orlando. Oggi il quotidiano La Croce apre, unico quotidiano italiano, come Bataclan, come Manchester. Questo è il nostro titolo di oggi, perché questo è il fatto del giorno. Il rapporto col modello della strage di Orlando, strage precedente come record di numero di morti e di feriti compiuti da un solo uomo con le armi automatiche, la oggettivamente oscena offensiva dell'informazione italiana che racconta chi dice che dietro c'è la vicenda dell'ISIS non può essere definita, se viene chiamato l'ISIS si sta dentro le fake news e siamo in un sito canaglia. Allora dite a Massimo Gaggi, pagina 10 Corriere della Sera oggi, o anche a Federico Rampini che fa la solita trita tiritera contro Trump e contro l'America delle armi, o a Vittorio Zucconi, insomma i soliti commentatori dall'America che hanno solo l'ossessione nell'America di Trump. Dite loro che questa probabilmente è tutta un'altra storia
quella storia la stiamo raccontando noi da popolo della famiglia TV, purtroppo per ora da soli, ma vedete che il tempo piano piano ci darà ragione, come su molte altre questioni. Saluto Valentina Deodati, la ringrazio che dice chiarissimo e logico, saluto Milena Brindisi Trabona, Marion Gardini, ci farei una tappa a Leccio Brindisi, ho fatto tappa a Bari proprio sabato scorso, se mi invitate vado dappertutto, lo dico a Luca Campisi che mi chiede la data per Riccione, lo dico anche a Marion Gardini che mi chiede Lecce o Brindisi. Ad inolfi@gmail.com trovate una location, almeno un paio di centinaia di persone, che altrimenti disperdiamo troppo le energie, e verrò totalmente gratis, il mio tour è completamente gratuito, non c'è nessun costo, mi pago trasporto, mangiare, perché mangio molto, e anche il pernotto se c'è necessità. Non gravo in alcun modo sulle spalle del popolo della famiglia, le risorse impiegatele per fare campagne e far crescere il popolo della famiglia. Se poi qualcuno mi dà il rimborso spese lo ringrazio, perché è sempre faticoso fare tutta questa fare 100 date in giro per l'Italia, ma insomma è come si dice, a vostro buon cuore. Saluto Paola Stefanini, Alessandro Beni, saluto Guido Pianeselli, che credo anche lui sia a Medjugorje o è appena tornato. Saluto Elisabetta Ragni, dice perché non vogliono far sapere la verità, perché la verità spaventa Elisabetta. Elisabetta chiede proprio la domanda centrale: perché non vogliono far sapere la verità? Perché la verità spaventa, la verità mette paura, la verità racconta un conflitto in atto, la verità racconta qualcosa che potrebbe capitare domani anche sotto casa nostra, e vogliono tenere tutti sotto cloroformio, e allora questo è un problema serio che va affrontato. La verità su questi argomenti la trovate, Non capiamo o moriamo, che era un libro che va in qualche modo affrontato, perché i nodi dentro questo libro vengono indicati e per certi versi forse anche sciolti. Saluto Federico Pieroni, Luca Campisi, gli dico ad inolfi@gmail.com per cominciare a organizzare la data di Riccione. Saluto Maria Verita Boddi che dice sei un grande, ma veramente, lo ripeto sempre, sono solo grosso, tutto qui, il Signore mi ha voluto dare un po' di, ecco qua, un po' di contorno ampio per essere in qualche modo visibile. Saluto Maria Marrosu, Monica Consigliere che dice bravissimo per la gratuità, sei un'eccezione. Signori, si fa quel che possiamo, insomma, poi il Signore ha detto che da mangiare agli uccelli del cielo, quindi noi siamo meno, no, ce l'ha promesso nel Vangelo, e quindi noi siamo tranquilli da questo punto di vista. Saluto Corrado Fantini, saluto Giuseppe Galante e un abbraccio a tutti voi. Devo scappare a fare questo sopralluogo al Teatro San Umberto, vi ricordo, non perdetevi il 14 di ottobre, questa bellissima mattinata, 11:30, sabato, si può arrivare anche al centro con la macchina il sabato mattina. Speriamo sia una giornata di sole come quella di oggi, straordinariamente bella. Costanza Miniano, padre Maurizio Botta, Marco Scicchitano, Maria Dinolfi, quattro moschettieri presentano O capiamo o moriamo. Da Maria Dinolfi una bella giornata a tutti, una buona giornata a tutti voi. Grazie a Silvia Indiati che si è letta quasi tutto il libro, grazie a Emiliano Velasco, ad Antonella Bagno che sarà presente sul quotidiano La Croce, spero in settimana. È arrivato anche Massimo Pistoia. Bello ritrovare tutti gli amici che in questi giorni, in queste ore stanno riflettendo, anche grazie alla riflessione che abbiamo compiuto con Non capiamo o moriamo e che facciamo tutti i giorni col quotidiano La Croce. C'è anche Giuse Barbaglia che ci dà la buona giornata. Danilo Leonardi ci promette il centuplo qua giù e l'eternità, che non è poco, e quindi siamo tranquilli nel donare quel che si può donare di noi stessi. Grazie a tutti, da Maria Dinolfi una buona giornata, l'appuntamento è con domani alla stessa ora, 8 e qualche minuto, a Stampa e Vangelo. Mara Visentin mi chiede quando a Treviso, quando mi invitate, ad inolfi@gmail.com. Sabino Sabini ricorda che oggi alle 17 su PDF TV c'è il rosario meditato del gruppo di preghiera del popolo della famiglia. Saluto anche Laura Audenino e con il saluto a Laura arriva il consueto buona giornata a tutti da Maria Dinolfi.